Mister, allora è una prestazione che non ti aspetti, no? La squadra è sembrata diversa da quella delle altre partite. Mi chiedo che cosa è successo. Poi è chiaro che l'aspetto psicologico, tecnico, tattico si mischia, però ecco che cosa ha inciso di più stasera. Ma intanto è l'amarezza di un risultato secondo me eccessivo per quanto riguarda poi per come l'abbiamo persa sul campo loro, su quelle che sono delle caratteristiche, sulla loro forza, cosa che invece non era successa in Coppa Italia. Mi riferisco al primo gol subito, piuttosto che non essere stati cattivi per riaprire una partita che al di là dei contenuti poi ci ha visto di fronte anche un avversario che ha fatto un'ottima partita, perché esiste l'avversario, quella non capacità, ecco, di interpretare una gara molto simile a quella di Coppa Italia, dove ci siamo fatti prendere un po' da un timore negli eventi, e qui dobbiamo alzare la mentalità se vogliamo fare un campionato diverso, perché di queste partite ne troveremo tante, e quindi dobbiamo avere quella mentalità. L'episodio può capitare, il gol lo puoi prendere, però hai avuto le occasioni per riaprire la partita piuttosto che rimanere in gara, e invece poi uscire con un passivo di 3-0 fa male, ci dispiace. Sono il primo responsabile, perché ribadisco, poi tutta la settimana li avevo visti benissimo, ragazzi. Abbiamo rincorso qualche situazione a livello individuale, però ecco, poi perdere su determinate cose su cui sapevamo fa male. Detto questo, dispiace anche per il seguito, ma sono quelle tappe che, se prese nel modo giusto, poi ti possono far crescere ancora di più. Ben venga la partita di sabato, perché già da domani dobbiamo assolutamente voltare pagina, analizzarla, ma è quasi tutta chiara, e ripartire, perché ecco, non c'è troppo tempo né per entusiasmarsi né per deprimersi in una sconfitta del genere. Mi chiedo se è un caso che sia arrivata questa prestazione che ha analizzato appena adesso, a mercato appena chiuso, no? Se questo può aver lasciato qualche strascico, una sorta di rilassatezza, oppure no, non c'entra nulla. No, secondo me non c'entra nulla, anche le scelte sono state fatte, ecco, proprio in virtù di quelli che erano stati degli arrivi. Sappiamo quanto è difficile per chi arriva, chi non ha ritmo gara, chi non è inserito in determinati automatismi, quindi i primi 11 erano ponderati proprio su questo aspetto, e ribadisco, senza cercare alibi, abbiamo avuto qualche problema di troppo. Vedi Pattarello, vedi Montini stamattina con una febbre a 39, e Lazzarini si è trovato in campo praticamente oggi pomeriggio, e quindi non credo che abbia inciso, soprattutto nel primo tempo, perché la partita poi il primo tempo viene condizionata da un passivo di 2-0, non riesce a riaprirla, quindi diventa complicato poi nel secondo trovare contro questa squadra, contro questo tipo di squadra, questa caratteristica di partita, la capacità di riaprirla.